a tutti, è un grande piacere vedervi così numerosi per questa che è la prima conferenza che accompagna la mostra autunnale della Fondazione, dal titolo Tesori Etruschi, la collezione Castellani tra storia e moda. Una mostra per noi molto importante perché abbiamo avuto l'opportunità di ricevere dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia di Roma un nucleo molto importante della collezione Castellani, che è una collezione fondante il Museo di Villa Giulia. E questo riconoscimento ci è stato dato, l'abbiamo ricevuto proprio ieri, anche dal Presidente Mattarella, che ci ha inviato una medaglia d'onore proprio per l'importanza culturale di questa mostra e anche, credo, per dare un segnale dell'importanza della relazione tra pubblico e privato, un'istituzione privata nuova, come voi sapete, perché siamo nati, abbiamo aperto a settembre dell'anno scorso, che si pone però in dialogo stretto e collabora e accoglie una collezione dal più importante museo etrusco d'Italia, che è appunto il Museo Nazionale. E questo ci ha reso molto orgogliosi e ci spinge ancora di più nel fare meglio le prossime mostre. Questa sera è con noi il professor Sassatelli, che è il curatore, uno dei curatori di questa mostra, insieme al professor Giulio Paolucci e al professor Valentino Mizzo, che non è qui, che è il direttore del Museo di Villa Giulia. E ci farà appunto, il professor Sassatelli ci darà un'introduzione sulle sezioni, su come abbiamo poi noi progettato questa mostra che ha un percorso totalmente diverso da quello che voi potete vedere a Villa Giulia. A te la parola e grazie. Grazie, grazie Giovanna. È vero, noi abbiamo organizzato questa mostra su una collezione archeologica importante, sicuramente in un modo inconsueto. Anziché fare una sequenza di tutto quello che c'è dentro, di tipologie, di ceramiche, di bronzi, magari anche di storia della collezione, che tra l'altro però ho visto finalmente anche la cosa che c'è Nel nell'Algerino, padiglione. molto ben fatta, quindi c'è una. La storia di questa famiglia la si ricostruisse al piano terra, Nel padiglione nel padiglione, d'arte. esatto. E abbiamo pensato di sfruttare l'occasione di avere a Milano 80 pezzi straordinari di questa collezione per affrontare alcuni dei grandi temi della civiltà etrusca. E è di questo che io oggi vi parlerò. Quindi poi la mostra è articolata anche in altre sezioni, una sezione dedicata agli ori, una sezione dedicata ai capolavori, alla famiglia, però tre sezioni di questa mostra sono dedicate a tre grandi temi, ce ne sono tanti altri, a tre grandi temi della civiltà etrusca. Adesso non ricordo bene in che ordine li ho messi, ma adesso lo vedremo. Sono uno il tema della produttività delle ceramiche nel mondo mediterraneo. Il mondo mediterraneo è ricchissimo di produzioni ceramiche e gli etruschi sono dei formidabili acquirenti di queste ceramiche. E questo intreccio di acquisto è molto intrigante dal punto di vista storico. L'altro è quello degli dei e degli eroi raffigurati su queste ceramiche, in particolare attiche, che sono una bella antologia di tutti gli episodi del mito a cui siamo abituati, o dell'epica a cui siamo abituati, che hanno un fortissimo significato nella civiltà etrusca. Il terzo tema è quello della figura femminile della donna, un tema che naturalmente non è che in mostra noi risolviamo questi problemi, diamo solo uno spunto per una riflessione su questi temi. In particolare il mondo femminile meriterebbe da solo una mostra. Qui c'è un piccolo spunto su questo mondo che però aiuta a proseguire nella riflessione, nelle letture del tema. Scusa, ti interrompo solo un attimo, Beppe. Tu hai scritto, hai rilasciato nell'intervista del comunicato stampa, che da archeologo ed etruscologo quali sei, che questa è una mostra per il pubblico. Dato che la collezione, cioè torniamo proprio all'inizio, la collezione Castellani è una collezione enorme perché ha più di 6.000 reperti, perché per te è stata, e poi andiamo nei temi, perché per te è questa una mostra nata per il pubblico? Invece che esprimere magari in modo teorico, questo lo facciamo con un esempio. Quando noi siamo andati a Villa Giulia a dire saremo disponibili a
a pensare a prendere questa collezione. La prima cosa che ci hanno detto a Villa Giulia, sì, dice, perché è molto interessante, perché attraverso questa esposizione voi potete ricostituire dei contesti archeologici antichi, quindi qualche corredo di qualche tomba, qualche cosa che viene da una certa città, e noi abbiamo detto no, questo non ci interessa. E abbiamo deciso di fare una mostra non per gli specialisti, non per quelli che come me lavorano nell'ambito dell'archeologia, ma di fare una mostra veramente per il pubblico, cioè di selezionare moltissimo i pezzi, anche di spezzare qualche contesto che agli archeologi interessa molto, ma al pubblico, l'ho detto anche ieri, un po' al pubblico interessa meno, selezionando questi pezzi, attirare l'attenzione del pubblico sul piano storico attraverso pezzi straordinari, e forse ci si riesce, non c'è bisogno di, insomma, bisogna usarli bene queste. Quindi quando ho detto è una mostra per il pubblico, perché obiettivamente è una mostra che nella selezione di questi pezzi è molto gradevole, molto attrattiva, ma dietro questa scelta ci sono delle considerazioni storiche altrettanto interessanti. Grazie. Allora, possiamo vedere la prima, così mi ricordo cosa, da dove ho cominciato. Ah, tocca a me, scusatemi. Sì. Ecco, sì. Allora, il primo tema, le produzioni mediterranee. Allora, d'accordo con Giovanna, facciamo un primo segmento di presentazione. Per non fare una lezione universitaria. Io ormai non le faccio più, non sono più capace. Allora, primo tema, le produzioni mediterranee. Il Mediterraneo è un mare complicatissimo, attivissimo, pieno di artigiani e di lavoratori e di mercanti. In particolare il mondo etrusco, che è quello indicato in rosa, è un mondo che è in rapporto strettissimo con questo Mediterraneo. Nel Mediterraneo in particolare c'è un'area della Ionia orientale, Focea e Samo, l'attuale Turchia, che è un'area molto efficace dal punto di vista produttivo. C'è Atene, che è un'area, che è una città di grande impatto dal punto di vista produttivo. C'è Corinto, che ha avuto forse un po' prima di Atene un grande ruolo all'interno di queste dinamiche di produzione, in particolare in questo caso di produzioni ceramiche. C'è Sparta, che qui non è indicata, sta un po' sotto Olimpia, che pure ha, non è solo la città, diciamo, dei guerrieri, ma anche una città molto raffinata dal punto di vista culturale, che pure aveva delle produzioni. Ora, tutte queste produzioni così vaste arrivano nel mondo etrusco. E in una sezione della mostra, c'è una sala della mostra che è dedicata proprio a un'antologia di queste produzioni. Che è la Salontani, scusa. Che è la, sì, Sala Rosa. Sala Rosa. Ecco, questo rapporto, diciamo, nella mostra e anche nel catalogo, è trattato, si cerca di trattarlo in un modo meno meccanico di quello a cui siamo abituati, cioè gli Etruschi sono un gruppo che compra cose fatte da altri, quindi un rapporto abbastanza asettico tra chi produce e chi acquista. Non è assolutamente così, c'è un intreccio tra questi mondi, chi produce e chi acquista, e una differenziazione di rapporti che è quello che dalla mostra esce in modo abbastanza chiaro. Cominciamo da, vi ho parlato di Sparta, c'è un bellissimo cratere che è laconico, cioè laconico perché gli archeologi non chiamano mai le cose col loro nome, fatto a Sparta, e che è una produzione di ceramica molto raffinata, ce n'è pochissima nel Mediterraneo, guarda caso uno di questi arriva in Etruria, per dire che gli Etruschi sono anche molto selettivi rispetto a questi prodotti mediterranei. Seconda considerazione, Corinto. Vi ho detto, Corinto è una città molto feconda nelle produzioni ceramiche, soprattutto in un periodo relativamente antico, tra VII e VI secolo. C'è una produzione di ceramica di Corinto enorme che invade il Mediterraneo. Questi sono due vasi di ceramica corinzia, quindi fatte a Corinto e importate in Etruria, con in genere decorazioni di tipo animalistico, animali felini, animali fantastici. È una decorazione che noi chiamiamo di tipo orientalizzante, perché è una decorazione che segna un po' tutta una fase culturale del mondo etrusco. Gli Etruschi comprano molte di queste ceramiche, ma inventano subito una produzione locale loro di ceramiche che riprendono questi motivi, questi insegnamenti, e diciamo le affiancano alle importazioni.
Allora, questo passaggio, ceramica importata e poi ceramica prodotta localmente, per quello che riguarda la ceramica corinzia è un rapporto paritetico. Ancora oggi gli archeologi delle volte fanno fatica a distinguere qual è un prodotto fatto in Etruria, che noi chiamiamo Etrusco-Corinto, Etrusco-Corinzio, e qual è un prodotto veramente fatto a Corinto, per dire che la qualità di queste imitazioni fatte in Etruria è una qualità altissima. Seconda considerazione, la stessa cosa, cioè la stessa grande quantità di ceramica dal Mediterraneo è la ceramica attica che arriva in una quantità enorme in Etruria, poi vedremo che anche nell'altra sezione si parlerà di questo, ceramica attica fatta dalla seconda metà del VI e per tutto il V, prima a figure nere, poi a figure nere e a figure rosse, quindi una tecnica mista. Questo è un vaso intermedio con alcune figure fatte con la tecnica figure nere e l'altra con la tecnica figure rosse. Ieri abbiamo anche un po' approfondito con i giornalisti questo aspetto. È una tecnica diversa che rende molto più raffinata la tecnica figure rosse e molto più vicina alla pittura, perché nella tecnica figure rosse, nella figura risparmiata nel colore dell'argilla, si può intervenire con i dettagli interni dipinti e non incisi. Questa doppia tecnica poi porta alle figure rosse, che è la grande esplosione, diciamo così, della ceramica attica, e tutto il V secolo è invaso, l'Etruria è invasa da ceramiche fatte nella ceramico di Atene. E rispetto a questa produzione gli Etruschi si comportano in modo diverso rispetto alla ceramica corinzia, cioè non imitano questa ceramica, o meglio, la imitano ma in modo molto distratto, in modo molto lontano, in modo non convinto, se posso usare un termine. C'è una ceramica etrusca a figure nere, come questo vaso, c'è una ceramica etrusca a figure rosse, come questo, ma di qualità assolutamente non paragonabile alle ceramiche attiche. Questo vuol dire che il mondo etrusco decide di non imitare i prodotti attici con lo stesso impegno come che aveva messo nell'imitazione dei prodotti corinzi, perché trova più comodo economicamente comperarli direttamente da Atene. Ma questo non perché, per una ragione molto semplice, perché c'è un momento in cui come committenti gli Etruschi possono intervenire sul luogo della produzione chiedendo qualcosa di particolare, sono in grado di influenzare le scelte degli artigiani greci e di determinare la loro produzione in modo tale che i propri bisogni siano soddisfatti. Per dirvi, alcuni tipi di raffigurazioni, alcune immagini sono fatte ad Atene esclusivamente per gli Etruschi. Ma andavano anche sugli altri mercati internazionali, cioè internazionali, mediterranei, oppure erano solo per gli Etruschi? Allora, ci sono alcuni tipi di raffigurazione che su 200 vasi con questo tipo di raffigurazione, 190 sono in Etruria. Qualcuno andava anche in giro, ma da lì, adesso ho fatto una cifra un po' a caso, sì, però certo. È molto chiaro che quel tipo di raffigurazione era pensato per il mercato etrusco. Naturalmente gli ateniesi, da astuti mercanti, sapevano che là era molto gradito un certo tipo di raffigurazione, quindi o di forma o di tipo di vaso, e quindi la secondavano. Non solo, ma ci sono alcune ceramiche qui, non sono nella collezione Castellani, ma ad esempio ce ne sono alcune proprio a Bologna, alcune ceramiche fatte ad Atene che accolgono motivi che si trovano su monumenti etruschi di Bologna. Quindi io trovo sul monumento una stele funeraria, un tipo di decorazione che poi trovo anche in una ceramica attica. Quello è un motivo tipicamente etrusco che evidentemente qualcuno è riuscito a commissionare a un greco, a un artigiano greco, perché facesse questo tipo di prodotto. Quindi, come vedete, qui il rapporto è diverso. Ultima considerazione, ci sono molte ceramiche fatte in Etruria da artigiani greci, in particolare da artigiani della Ionia, da artigiani della Grecia orientale. Questa è un'idria ceretanea, un'idria è un vaso per l'acqua che si trova in mostra ed è sicuramente trovata e fatta, fabbricata a Cerveteri da artisti immigrati, da artisti che
sono scappati dalla Ionia per la pressione dei grandi imperi orientali, in particolare l'impero persiano, sono arrivati in Etruria, accolti in Etruria, hanno messo lì le loro botteghe, hanno cominciato a fare questi vasi, anche qui ascoltando i desideri degli Etruschi e insegnando anche agli Etruschi tecniche, motivi, decorazioni molto, molto raffinate. Poi sono gli stessi artigiani, lo dicevo prima facendo la visita con qualcuno, che insegnano agli Etruschi la pittura parietale, quindi c'è una grande immigrazione di artigiani in territorio etrusco come territorio molto fecondo per questo tipo di aspetto. Questo è il primo aspetto. Mi fermo. Con la vita. Volete fare delle domande adesso, che magari è più qualche curiosità? La spezziamo un attimo in modo che se c'è bene, qualche curiosità specifica. No, allora, bene, andiamo con secondo aspetto, la vita femminile. Allora, qui voglio essere molto onesto, diciamo, dobbiamo essere onesti. Non è che voi trovate in mostra una trattazione, un modo di trattare il problema in tutta la sua complessità. Trovate solo uno spunto su un aspetto della figura femminile, che però è un aspetto diciamo che ci aiuta a riflettere. Allora, per questo io mi rifaccio un po' a una serie di considerazioni che ci sono sulla donna nel mondo etrusco, che a volte sono anche considerazioni molto sul luogo comune, che però fanno riflettere. Già ieri nella conferenza stampa qualcuno, Valentino Nisto, diceva che le donne non facevano ginnastica, in realtà facevano ginnastica assieme agli uomini in palestra. Allora, parto da una fonte molto importante. Questa cosa non era gradita ai greci, che le considerava, non era gradita ai greci o agli storici. È evidente, non era chiaro, così consono. Allora, Teopompo, che è uno scrittore greco del IV secolo, noto per il suo, era considerato un grande pettegolo secondo alcuni. Insomma, Teopompo dice, vi leggo testualmente: era costume presso gli Etruschi che le donne fossero in comune. Esse curano il loro corpo facendo esercizi sportivi da sole o con gli uomini. A tavola stanno non vicino al marito ma a chi vogliono. Sono forti bevitrici, sono belle a vedere. Gli Etruschi allevano tutti i bambini non sapendo chi sia il padre di ciascuno di essi. Questo, allora, di tutte le altre cose possiamo dubitare, di una cosa possiamo dire che Teopompo qui proprio mente sapendo di mentire. Cioè che gli Etruschi non sapessero di chi sono i figli va escluso nel modo più assoluto, perché se c'è una società basata sulla discendenza che riguarda i vincoli di sangue e le proprietà, è la società etrusca. Cioè, gli Etruschi sapevano benissimo di chi erano i figli, perché ai figli si lascia l'eredità dei terreni. Quindi Teopompo qui proprio... sulle altre cose magari ci può essere anche una cattiva interpretazione. Scusami, se ti interrompo, gli Etruschi hanno inventato il cognome, proprio per questo... Sì, allora, ecco, questo è l'aspetto un po' più... il nome di famiglia. Il nome di famiglia. Giusto, il cognome inteso come gentilizia. Il nome di famiglia è un'invenzione etrusca, perché è il modo per sottolineare l'ereditarietà. Cioè, tu erediti il nome non perché ti chiami come tuo padre, perché erediti col nome le proprietà di tuo padre. Quindi l'invenzione del nome, così come l'invenzione della tomba camera, va nella direzione di seguire esattamente la discendenza. Quindi Teopompo qui sbaglia. Però è vero che effettivamente la donna etrusca ha un ruolo diverso da quello che ha in altre civiltà, in altri gruppi, e questo non lo vediamo solo dalle tombe dipinte dove le donne siedono a banchetto assieme agli uomini. Questo è un aspetto, non dico marginale, ma meno importante di altri. Cito solo due episodi molto importanti di cui siamo certi. E uno di questi riguarda Tarquinio Prisco, che è il primo re di Roma e il primo re etrusco di Roma. Tarquinio Prisco è figlio di un greco e di una donna di Tarquinia. Un greco che è Demarato, che è un artigiano, tra l'altro, venuto in Etruria, il quale viene a Tarquinia, viene accolto nella società tarquiniese, sposa una donna di Tarquinia, ha un figlio che è Tarquinio Prisco, che, attenzione, è un figlio non di piena cittadinanza, perché è figlio...
di uno straniero e di una donna etrusca, però Tarquinio Frisco fa quello che sappiamo, cioè va a Roma, tra l'altro anche questo caldeggiato e come dire, spinto dalla moglie, che gli dice proprio di andare a Roma perché quello che non riesce ad avere a Tarquinio lo può avere a Roma prendendo appunto il potere. Allora questo è un segnale di una possibilità che effettivamente la donna etrusca forte ha nell'ambito delle, come dire, delle implicazioni anche politiche. Questo è un po' quello che ci dicono le fonti. Io adesso vi ho portato alcune immagini che vi faccio vedere rapidamente, documentano un po' questo ruolo importante della donna etrusca. Il primo è un carrello di bronzo che è trovato a Bisenzio, nella zona del territorio di Vulci, molto, con una decorazione molto complicata, un carrello della fine dell'VIII secolo, quindi molto antico. Vedete in alto una serie di raffigurazioni che adesso vi mostro nel dettaglio. C'è un lavoro dei campi, poi ci sono delle figure, soprattutto centrali, che sono un uomo e una donna, con gli organi sessuali abbastanza accentuati. L'uomo è quello con lo scudo, la donna è quella a sinistra, alla vostra sinistra, con i seni bene in vista. E accanto, quindi è evidente che qui c'è un'accentuazione della, diciamo, del rapporto di coppia tra uomo e donna. Questo è il disegno, qua vedete gli organi sessuali bene evidenziati, e poi c'è un gruppo dove c'è lo stesso uomo e donna con accanto un bambino. Questo è il disegno. Una delle interpretazioni, non dico l'unica perché su questo gli archeologi non sono tutti d'accordo, è una lettura che ha dato Mario Torelli, che secondo me è una lettura molto, io la condivido, significa che in questa raffigurazione, vedete, non solo è accentuato l'organo sessuale, ma la donna tocca l'organo sessuale maschile e la donna tocca sì l'organo sessuale maschile, che è quello con l'elmo, e l'uomo tocca il seno della donna. Quindi è accentuato in modo chiaro l'accoppiamento uomo-donna. Accoppiamento uomo-donna che serve a fare i figli, serve a fare discendenza, serve a dare continuità al gruppo aristocratico. Quindi già qui si intravede un po' la funzione anche sociale di questa donna. Poi una tomba di Bologna molto rapidamente, raffinatissima, con un oggetto di bronzo decorato a sbalzo che illustra in una raffigurazione di tipo cinematografico un po' le sequenze della lavorazione della lana. E quindi la trasformazione della lana in forme, in filo, l'apprestamento del filo qua a sinistra che diventa filo da usare nel telaio, vedete un telaio verticale, quindi tutto il ciclo della lavorazione del tessuto governato dalla donna, e qui in questo caso la donna ha un ruolo anche economico all'interno di questa società. Poi vado rapidamente per esempi, per non rubare tutto il tempo. Poi, quindi, in sostanza, ruolo sociale della donna, carrello di Bisenzio, ruolo economico della donna, filatura e tessitura, e ruolo della donna come madre di persone importanti o come moglie di persone importanti. Qui veniamo a due segnacoli funerari che sono stati trovati in Etruria Padana, in area padana, a Rubiera, vicino a Reggio Emilia. Uno di questi è probabilmente, dico probabilmente perché non è molto chiara l'iscrizione, comunque allude a un nome femminile, quindi c'è sicuramente una donna, Kuvei Pulesnei è il nome di donna, che ha a che fare con un personaggio maschile che ha ricoperto delle cariche pubbliche importanti, un personaggio che è stato Zilat, che è stato capo supremo di questa comunità. Questo vuol dire che in questo monumento funerario, probabilmente di una figura femminile, vedete questa lunga treccia che c'è nel disegno, allude probabilmente a una donna, che si qualifica come molto probabilmente moglie di un grande personaggio pubblico che è stato lo Zilat di questo luogo. E quindi vedete come la configurazione di questo personaggio femminile sta a livelli alti dal punto di vista sociale. Ultimo esempio, sarcofago delle Amazzoni. Questo si trova al Museo di Firenze, una lunga iscrizione sul coperchio,
dove è un sarcofago di una donna, di cui sappiamo, di cui è indicato il nome, Ramska Usknai, una donna che è madre, anzi nonna, Atinakma vuol dire nonna, quindi è di seconda generazione, di un personaggio che è stato capo, che è stato Zilat, quindi una donna che viene esaltata per la sua discendenza, per essere stata non tanto madre ma nonna di questo personaggio. Lo stesso in un altro sarcofago di Tarquinia, di un personaggio importantissimo di cui conosciamo le cariche, un altro personaggio che è stato Zilat e che viene indicato, quindi questo è il sarcofago di quel personaggio che sta lì, che è figlio, e viene indicato il padre, è figlio di una donna, Ramsassa, Cucnea, quindi figlio, è indicata la madre con prenome gentilizio, quindi ancora una volta il capo indicato come, diciamo così, figlio di un padre e di una madre. E vedete come in queste considerazioni obiettivamente la donna ha un ruolo importante. Cosa c'è in mostra? In mostra abbiamo messo l'accento sulla cura della bellezza femminile, sia in un vaso che raffigura in alto una donna che si guarda allo specchio, probabilmente Afrodite e quindi in un'azione di toeletta, sia una serie di portafrofumi di vasetti mediterranei con i quali si importavano in Etruria profumi fatti in diverse aree mediterranee, come sempre, come spesso accade, come accade per il vino, il contenitore è indizio del luogo di produzione, quindi certi contenitori vengono da una certa area, questi sono contenitori di. Vedete, questi sono etruschi corinzi, ma ci sono anche ceramiche orientali che contengono profumi, che sono piccole figure di animali. Questo è una forma di, è un cigno, un ariete, una caprone, un animale legato a Dioniso, una scimmia, dal fortissimo significato simbolico, è l'animale di confine, quindi che allude a quello, un unguentario a forma di organo sessuale maschile, a forma di fallo, con dietro una bellissima iscrizione e dietro una bellissima iscrizione di possesso, e chi possiede questo unguentario è una donna, oppure a forma di conchiglia, oppure a forma non di ceramica ma di alabastro, quindi di una pietra preziosa, quindi una grande, oppure questa è una ceramica corinzia con raffigurazione di tipo marittimo. E quindi in sostanza una grande insistenza sui portaprofumi. Perché? Perché i portaprofumi sono in questo caso un documento della grande cura del corpo, della charis, della bellezza che la donna aveva. Schematizzo un po' per essere sintetico, perché la bellezza è lo strumento che consente alla donna di fare quel cambiamento di status da donna non sposata, che conta pochissimo, a donna sposata che conta moltissimo perché diventa madre e nonna di personaggi importanti o moglie di personaggi importanti. E in questa sua unione, in questo cambiamento di status, le è anche riconosciuto questo ruolo. L'episodio di Tarquinio Prisco è significativo, quindi non è solo un omaggio così blando, è proprio un omaggio di riconoscimento reale, che però si ottiene attraverso la cura della bellezza e attraverso il matrimonio. Questo è un po' quello che nella mostra abbiamo voluto indicare. E con questo abbiamo esaurito il secondo. Però in questa piccola vetrina, perché sono pochi oggetti, sono all'interno della sala in cui voi trovate gli ori che dall'arte etrusca arrivano all'arte contemporanea di Chiara Camoni, proprio a significare la bellezza a tutto campo della donna, che non è solo la bellezza che ti porta a diventare moglie o madre ma che ti permette anche di poter poi acquisire determinate ricchezze, perché comunque le acquisiscono delle donne, hanno anche potere in Etruria, non sono solo potenti perché sono mogli di, perché Ecco, alcune. su questo si potrebbe discutere, anche perché, no, si potrebbe discutere, cioè è vero, il mezzo migliore è quello, poi è vero che all'interno di quello c'è un riconoscimento forte anche del fatto di essere donna, però è anche vero un'altra cosa e sarebbe anche da approfondire, un po' guardato, però poi non sono riuscito, cioè è vero che l'invenzione del nome di famiglia a cui tu prima alludevi,
che è un'invenzione etrusca che avviene attorno al 700 a.C., per cui l'unico modo per sancire l'ereditarietà delle proprietà è quello di sancire l'ereditarietà di sangue di famiglia, è un'invenzione etrusca e i gentilizi, quindi i nomi di famiglia, sono quasi tutti maschili. Quindi c'è qualche esempio di nome di famiglia che potrebbe derivare da un nome femminile, però sono pochi e vanno un po' studiati. Quindi se dovessi dirti a sentimento, il modo di inventare il nome di famiglia è ancora rigorosamente maschile, però anche qui qualche spiraglio c'è qualche gentilizio. Mentre qua non l'abbiamo, per la scrittura le donne sapevano scrivere? Sì, le donne sapevano scrivere, anche se su questo sapete, non so, non credo ci sia Giovanna Bagnasco, ma insomma abbiamo una piccola discussione su questo, sicuramente sapevano scrivere, sicuramente avevano un ruolo nella scrittura, non un ruolo di maestre di scrittura, no, certo. Ma sicuramente sapevano scrivere su questo. Diciamo che nel corso, in questa esaltazione un po' della funzione economica e familiare della donna, cioè quando io dico la coppia per fa figli, cioè è un ruolo paritetico, uomo e donna tutte e due servono per fare discendenza, quindi tutte e due partecipano dei livelli alti della società, e siccome i livelli alti della società aristocratici sapevano scrivere, sicuramente. E dall'altra parte comunque teneva l'economia della casa, perché il marito viaggiava o andava per i possedimenti, per cui il ruolo poi vero era un po' quello che poi è stato tramandato dell'economia domestica, ma che poi è l'economia della famiglia. Certo, voglio dire, qui abbiamo anche le prove archeologiche di questo fatto, cioè determinati rituali e determinate funzioni familiari fanno capo alla donna, inteso proprio come ruolo sociale forte, quindi di conduzione anche economica della gestione della casa, oltre che di conduzione delle operazioni che si facevano nella casa di tipo cerimoniale, di tipo rituale, di tipo il banchetto, tipo il consumo della carne. Quindi in questo c'è sicuramente. Non so se proprio con una visione così schematica come, però diciamo che le prove archeologiche di questo ruolo domestico ci sono. Bene. No, abbiamo il terzo argomento. Ah, vado col terzo e così faccio. O volete fare qualche domanda su... Ecco, curiosità. Professore, ma noi parliamo sempre di aristocrazia. Il mondo invece intermedio, cioè gli artigiani, piuttosto che la borghesia, che allora erano rappresentati gli artigiani, dai operai specializzati, il ruolo della donna in questo contesto, come era? Cioè lei dice non in ambito aristocratico? Allora, intanto schematizzando un po' le cose, c'è una fase in cui nel mondo etrusco c'è l'aristocrazia piena e rigorosa, che è tra il IX e VI secolo. Vuol dire, cosa vuol dire rigorosa? Vuol dire che l'unica legge che conta è la discendenza e i vincoli di sangue. Si è capi e aristoi solo se si è figli di un aristos. Però c'è un momento in cui questo cambia anche nel mondo etrusco, ed è il momento in cui c'è una vera rivoluzione, non so se chiamarla di tipo borghese, di tipo commerciale, in cui questi valori vengono sovvertiti. E questo avviene attorno alla metà del VI secolo. Una di queste figure, non nel mondo etrusco ma nel mondo latino, che è Servio, il quale fa un'introduzione straordinaria, fa una modifica straordinaria, cioè introduce come parametro per essere classe dirigente non i vincoli di sangue, ma il censo, la capacità di economica, la capacità imprenditoriale, che è molto meno della nostra democrazia, dove non è il censo che fa il diritto di voto, però è molto di più dell'aristocrazia, perché, detto un po' rozzamente, ma il vincolo di sangue non si conquista, la capacità produttiva la si può conquistare. Tant'è vero che questa società nuova è una società molto più libera rispetto agli stranieri. Chiunque può arrivare in un gruppo etrusco e se produce ed è in grado di essere classe dirigente, viene accolto in classe dirigente, magari gli viene anche dato il nome. Quindi in questa fase, che non è una fase
propriamente aristocratica, anzi è una fase, noi la chiamiamo democratica perché viene da demos, che è una parola greca che in qualche modo allude a questo cambiamento. Anche in questo ambito la donna continua ad avere un ruolo e una funzione che non è più quella solo di fare figli e di assicurare la discendenza, però ha un ruolo di tipo sociale molto, molto forte. Potete... Ah, c'era anche una signora qui... No, forse... No, io volevo chiedere, allora, parliamo di figura femminile, parliamo di procreatrice, quindi madre, ma il ruolo di madre comprendeva a livello educativo quali mansioni, cioè l'allevare i figli, l'educazione intesa anche come... conoscenza di quindi voglio dire anche proprio di alfabetizzazione di chi svolgeva questi ruoli? Era compito della donna? Era allora, delegato? Su questo sinceramente da archeologo non abbiamo elementi per poterlo decidere. Diciamo che sicuramente riconoscendo una pienezza di ruolo della donna in ambito anche domestico, io vedrei in questo tipo di aspetto un ruolo paritetico. Non riusciamo a distinguere bene le funzioni, soprattutto di tipo educativo, però prima si parlava di scrittura e sicuramente la scrittura è un elemento importante. Non credo che... si possano distinguere bene queste funzioni, almeno io da archeologo non ho elementi per poterlo determinare, però il cuore mi dice che essendo questo il ruolo probabilmente aveva una funzione anche su questo. Perché a un certo punto si dice anche che i romani un'altra magari cosa detta che la farà sorridere, ma che i romani mandavano in Etruria i loro figli. Sì, beh, questo è un riconoscimento alla cultura etrusca, certo, li mandavano a studiare in Etruria, ma questo è non ha a che fare col ruolo maschile e femminile, è proprio un rapporto mondo etrusco e mondo romano. Sì, sì, certo, questo è un bel riconoscimento. Diciamo che è molto probabile, però su questo c'è un po' di incertezza. Sì. Io ho una curiosità invece sul primo tema, quello delle ceramiche. Volevo capire perché nella sua spiegazione sembrava che appunto ci fosse questo commercio un po' a senso unico, cioè dalla Grecia verso l'Etruria, anche se poi gli Etruschi, eccetera. Mi chiedevo se invece c'era anche un doppio senso, cioè se anche gli Etruschi vendevano e commerciavano in Grecia e sono state trovate... Nel commercio c'è sempre un doppio senso. Sì, certo. No, ma nell'ambito della ceramica sto intendendo. C'è sempre un doppio senso, soprattutto in un'età in cui ancora non c'è la moneta e quindi non c'è un valore simbolico, tra virgolette, rispetto alla merce, ma c'è uno scambio merce contro merce. La merce scambiata, il baratto è legata sempre alla ceramica. Una bellissima descrizione di Erodoto su questo commercio che è straordinaria, che vi consiglio di leggere, cioè credo che riguardi i Fenici, se non ricordo bene, cioè non ricordo bene l'ambito, però dice che arrivano questi mercanti, mettono sulla spiaggia, su un tappeto, una serie di vasi, si ritirano, non c'è mai contatto diretto, si ritirano nella loro imbarcazione. Gli indigeni, quelli che stanno nel territorio, vengono, guardano cosa c'è e mettono accanto a questo un altro gruzzolo di loro merce, che poteva essere manufatto, ma poteva essere anche materia prima, e poi si ritirano all'interno. I mercanti che stanno sulla nave vanno a vedere e guardano, non sono tanto d'accordo e spostano alcune cose. Poi quelli dall'interno, è bellissimo un passo, quelli dall'interno tornano sul posto e dicono ma aggiustiamo, poi alla fine... Il segnale è tu mi dai questo, io ti do questo e i mercanti prendono le merci dell'interno e gli altri prendono le ceramiche. Quindi noi dobbiamo adesso
è un racconto molto significativo, perché noi dobbiamo pensare a un commercio soprattutto con il baratto. Prodotti ceramici come questi, molto raffinati, vengono comprati dagli Etruschi. Gli Etruschi sicuramente vendono altre merci, anche ceramiche, ad esempio il bucchero etrusco, che è una ceramica tipica nazionale degli Etruschi, è molto apprezzata anche dai greci. I greci la prendono, non perché in grande quantità. Non la producono, non riescono a produrla. Non la vogliono produrre, no, secondo me sarebbero anche... Secondo me il fatto che non riescono, non si produce quello che non si vuole, ma insomma, non tantissima, però la importavano. E soprattutto nel caso in particolare dei greci dell'Adriatico e dell'Etruria, qualche bronzo etrusco, qualche materia prima che viene, qualche prodotto dell'agricoltura, qualche prodotto dell'allevamento, quindi era sicuramente uno scambio paritetico, anche se di merci diverse. E a conforto, mi scusi, di quello che diceva su Erodoto, cioè sul momento dello scambio, c'è un luogo in cui c'è tradizione a Marina di Tarquinia, c'è un avvallamento, una valletta, e tradizione, lo dicono anche i contadini del posto, che di bocca in bocca attraverso i millenni questo era il luogo. E c'è anche un qualcosa al museo di Tarquinia che ho visto proprio su questa deposizione davanti al mare di oggetti che corrobora questo aspetto. Sì, lì era fondamentale evitare l'incontro fisico, che è sempre foriero di cose un po', sì. Era una specie di legge, come dire, riconosciuta. Poi dopo c'è un momento in cui lo scambio avviene anche in luoghi dove fisicamente ci si incontra, che sono i santuari. Sì. Allora, i grandi santuari come Pirgi, come altri, sono i luoghi dello scambio, ma lì a quel punto c'è una garanzia di protezione internazionale che è garantita dalla sacerdoti, dal santuario. E sull'aspetto femminile però continua, perché la moglie dell'imperatore Claudio, la prima, era un'etrusca. Sì, sì, ma io... Urganilla. O sbaglio, ricordo male. Questo di Claudio, io sapevo che Claudio era un grande conoscitore degli Etruschi, no, non so se avesse sposato anche un Etrusca. Lui libri addirittura. Ma, e sì, poi lo so bene, lui ha scritto una storia etrusca, era un grande appassionato di storia etrusca. Che sono stati persi. E certo. C'è un altro elemento affascinante, è quando bruciano sul Campidoglio i libri sibillini, dove vanno a chiedere copie? A Volterra. Ecco, no, questo sì, ma va bene, cioè, stato, gli Etruschi erano, che avessero una tradizione su questo è molto, molto affascinante, è noto. Che avessero questo, una tradizione su questo aspetto è noto. Adesso non so se l'ho già detto, ma l'aneddoto di Giulio Cesare, che il giorno di cui viene ucciso va nel foro e incontra una ruspice etrusco che gli dice: Cesare, è meglio che non vai nel foro oggi. E lui dice: ma no, ma va, ma figurati, io sono laico, vado. E lo raccontano in modo un pochino più meno ruzzo, e va nel foro e non succede nulla. Quando torna verso mezzogiorno, rincontra la ruspice e dice: vedi, non è successo nulla. E lui dice: attenzione Cesare, non è ancora sera. E infatti nel pomeriggio lui va e viene ucciso. Passiamo al terzo argomento. Va bene, facciamo dei ed eroi. Allora, qui avevo messo anche alcune degli ori che servono alle donne. Dei ed eroi. Allora, questo è uno degli argomenti che più, diciamo che più mi è piaciuto, isolarlo all'interno della collezione Castellani, perché è un argomento che si sposa con la grande quantità di ceramiche, atte e figurate che sono importate, che sono supporto per decorazioni straordinarie dal punto di vista del mito e dell'epica, che gli Etruschi capivano benissimo, comprendevano benissimo, contrariamente a quello che a volte si dice, che non li capivano fino in fondo, che magari compravano senza sapere, addirittura qualcuno dice: ma compravano quello che c'era sul mercato, assolutamente no, non sapevano benissimo, compravano quello che serviva a loro, quello che a loro piaceva, quello che a loro serviva per i loro messaggi di tipo politico. E uno di questi è sicuramente il mito. Ci sono alcuni miti che hanno una grande fortuna in queste ceramiche. Nella sezione che riguarda Dei ed Eroi troverete proprio una bella esemplificazione. Qui c'è un mito che è una contesa tra Apollo e Eracle per il possesso del tripode di Delfi. Non li posso trattare tutti, mi vorrei soffermare su
su alcuni che sono particolarmente significativi. Un altro mito è quello della contesa degli eroi, degli dei contro eroi contro le Amazzoni, altra figura molto intrigante. Le Amazzoni erano queste donne un po' diverse dalla... E poi i grandi miti che servono alla, diciamo così, a mandare messaggi molto importanti dal punto di vista storico. Il mito di Europa, che è la copertina del manifesto della mostra. Europa è una principessa fenicia, quindi che sta nella costa più orientale. Zeus si invaghisce di questa principessa e mentre lei sta raccogliendo fiori in prato vicino a una mandria di mucche, di tori, mucche e tori, insomma di bovini, Zeus si trasforma in toro e attira l'attenzione di Europa, che naturalmente salta la groppa di Zeus trasformato in toro, e Zeus la trasporta dalla Fenicia a Creta, quindi verso Occidente. E naturalmente questo trasporto significa un legame. Zeus non se ne faceva scappare una, insomma, per dirlo in modo molto rudimentale. È importantissimo questo mito perché è una grande metafora dei viaggi da Oriente verso Occidente. Poi l'Europa nell'immaginario greco è la metafora di quello che non è greco, di quello che non è mediterraneo, di quello che è continente. Da qui poi è passato ad essere la raffigurazione del continente europeo. Però la cosa importante è che evoca tutto quello che da Oriente veniva a Occidente, dalla Fenicia a Creta e poi da Creta verso, quindi, mercanti, quindi personaggi vari. E questo è interessante vedere come piacesse questo tipo di mito agli Etruschi, che in questo caso lo commissionano a un artista ionico della Ionia che stava a Cerveteri. Ci sono anche altri... Per cui il altri messaggio per loro che cos'era da un punto di vista politico? Il fatto che arrivassero verso Occidente, dall'Oriente... Cioè, il messaggio politico degli Etruschi, come lo utilizzavano il mito di Europa? Ma lo utilizzavano, in questo caso lo apprezzavano perché era una grande metafora di tutto quello che da Oriente veniva a Occidente, quindi dei rapporti che avevano con l'Occidente. Poi attenzione, gli Etruschi in questa divisione Oriente-Occidente sono molto più Oriente, quindi Mediterraneo. L'Europa è l'Occidente che non è Asia e quindi in qualche modo è contrapposto. Teniamo presente che gli Etruschi avevano dei rapporti molto stretti anche con l'Occidente, anche con i Celti, quindi serviva loro come veicolo per incrementare questi rapporti sia con l'Oriente da una parte che con l'Occidente dall'altra. Perché lo usavano come omaggi, come regali. Certo. Ecco, altro mito che è in un vaso che qui in mostra, mito di Ulisse nell'antro del Ciclope, e in basso vedete qua un dettaglio con la, lo sapete bene, il ciclope imprigiona i compagni di Ulisse, Ulisse acceca il ciclope non ci vede più, per cui si mette all'ingresso della sua caverna e tocca tutto quello che passa dalla caverna per evitare che i compagni fuggano. Astuzia di Ulisse, lega i suoi compagni sotto i montoni e fa uscire i montoni, il ciclope accarezza la schiena, non si accorge che questi intanto escono. Questo è un bellissimo mito perché si salvano i compagni di Ulisse? Beh, si salvano perché lui è astuto. Ma si salvano anche per un'altra ragione, tra l'altro nell'altro lato all'interno della Kilix c'è qualcosa che evoca Dioniso, ma questo è un altro discorso. Si salvano perché il ciclope si è ubriacato, perché il ciclope
ha consumato il vino non secondo le regole dei greci, ma secondo un modo smodato del mondo barbarico. Quindi i compagni di Ulisse si salvano perché Ulisse è astuto, ma si salvano anche perché il ciclope non rispetta le regole. E questo è un mito che interessa moltissimo. Ultimo mito, Eracle, che è quello più interessante e più, nel quale è più facile dare una spiegazione dell'utilizzo che gli Etruschi ne fanno. Eracle e le fatiche. Nella mostra ci sono varie di queste fatiche, che sono fatiche contro mostri. In particolare questo è la uccisione dell'Idra, l'Idra di Lerna, una figura mostruosa che recava, diciamo così, che faceva, incuteva grande timore, che Eracle elimina. Eracle e il leone di Nemea, leone di Nemea che mangia le pecore, che disturba gli agricoltori e i pastori, lo chiamano, Eracle arriva e lo strangola. Naturalmente, come sappiamo, poi lo scuoia e si veste della pelle di leone, che è la sua, diciamo così, la sua effigie più particolare. Eracle e il toro di Maratona, o toro di Creta, adesso non ricordo, ma comunque un toro al di là delle regole della, che disturba la quiete civile di questa comunità, arriva e anche il toro viene ucciso. Quindi Eracle è l'eroe che compie queste fatiche, che sono liberazione dell'uomo, è un eroe civilizzatore, liberazione dai mostri che incutono timore, che fanno paura e che danno danno, liberazione di tutto quello che interrompe o disturba la vita civile, toro e leone, e grazie a queste sue fatiche acquista tante benemerenze al punto tale che viene introdotto all'Olimpo. Eracle non è un dio, ma è un semidio, perché è figlio di Alcmena e figlia di Zeus, tra l'altro, con, lo dicevo prima durante la visita, con una bellissima descrizione di questo accoppiamento di Alcmena e di Zeus che dura una notte intera, perché deve essere un accoppiamento che dà un frutto potente, appunto, come l'eroe. E naturalmente, pur non essendo un dio, viene introdotto all'Olimpo e quindi equiparato agli dei in virtù delle imprese che ha compiuto. Quindi non è dio perché è figlio di dei, ma è dio perché ha fatto qualcosa che gli merita questa condizione. E questo avviene in una, diciamo così, in una raffigurazione di Eracle che sale su un cocchio, vedete qua, e accompagnato da Atena, la figura femminile con l'elmo è la dea Atena, la quale Atena è divinità e accompagna Eracle, proprio lo sospinge, lo accompagna all'Olimpo. Noi abbiamo anche tantissime altre raffigurazioni nel mondo etrusco, San Tommo Bono, della raffigurazione di Atena che accompagna e introduce Eracle all'Olimpo. E questa è proprio la metafora di che cosa? Di personaggi che non sono capi per discendenza, ma diventano capi per imprese. Il tiranno Pisistrato, noto tiranno ateniese, faceva lui delle rappresentazioni di un suo ingresso all'acropoli di Atene su una biga come questa o una quadriga come questa, e accanto a lui aveva una donna vestita da Atena. Quindi era come se volesse rifare il percorso di Eracle, e ai suoi cittadini si presentava come quello che saliva in Acropoli, saliva tra gli dei, diventava capo perché aveva la protezione di Atena e perché aveva compiuto imprese da tiranno. Quindi la figura di Eracle, questo mito di Eracle così diffuso, così frequente, è una figura che interessa moltissimo le figure tiranniche del mondo etrusco, con le quali i tiranni si identificano con Eracle. Sono degli uomini nuovi, non sono degli uomini che hanno vincoli di sangue, ma sono uomini che grazie alle loro imprese, grazie alle loro battaglie possono diventare capi. Quindi è una ideologia, è una raffigurazione che interessa moltissimo la società etrusca e ha una grande popolarità.
e quindi è un modo per capire come queste figure degli dei e degli eroi fosse non solo funzionale, non solo apprezzato, ma proprio strettamente legato alle concezioni ideologiche e ai comportamenti della società. Grazie. Prima, poi io voglio fare qualche domanda al professore, però volevo prima farle fare da voi, se c'è qualcuno che ha qualche curiosità o che vuol chiedere. Okay. Ma gli Etruschi riescono a infilare qualche loro mito originario nel Pantheon greco, oppure sono, diciamo, mitologicamente completamente egemonizzati dai greci? Allora, dal punto di vista del mito e delle figure, soprattutto in questo caso di divinità, gli Etruschi hanno delle loro divinità specifiche. La maggior parte delle divinità sono divinità equiparabili a quelle del mondo greco, che hanno le stesse funzioni, che si chiamano in nome diverso, ma hanno le stesse funzioni. Quindi c'è una sintonia forte. Dal punto di vista della tradizione epica e mitologica, sicuramente non hanno, cioè, o perlomeno noi non abbiamo gli strumenti per arrivare a questo tipo di, diciamo così, di diffusione e di radicamento nel mondo etrusco di questi racconti. Però non l'abbiamo perché, dunque, prima di tutto, molti di questi miti erano funzionali alla ideologia etrusca, ma ci sono alcuni casi molto particolari, in particolare alcuni di questi mi sono anche occupato recentemente, di raffigurazioni tipiche del mondo etrusco, ad esempio i satiri o sileni che sono controllori del mondo dell'aldilà. Noi abbiamo delle raffigurazioni su alcuni segnacoli tombali dove c'è il viaggio dell'aldilà che gli Etruschi conoscevano molto bene, raffiguravano molto bene, che termina presso un satiro che li accoglie, che è un satiro che è della corte di Dioniso. Allora, le raffigurazioni di questa ideologia del mondo funerario rappresentato dai satiri arrivano anche sulle ceramiche attiche. Noi abbiamo alcune ceramiche attiche dove si vede un satiro che accoglie una defunta, e questo è uno di quei casi in cui la loro mitologia si trasferisce nella raffigurazione attica. Certo, non è quella ricchezza che abbiamo qua, io credo soprattutto un po' per difetto di documentazione, un po' perché molte di queste raffigurazioni le trovavano già confezionate e utili alla loro ideologia. Beppe, vogliamo, diciamo così, dato che oggi è la giornata di apertura della mostra, una delle cose che tu hai raccontato e che è molto interessante, perché la mostra è focalizzata sulla storia della famiglia Castellani, che è una storia di collezionisti, di orafi, che creano anche una moda di gioielli, ma tu hai molto unito il fatto di raffinati collezionisti che conoscono gli oggetti per poter poi produrre degli oggetti in oro straordinari. Lo vuoi spiegare un po'? Perché questo è stato un po' anche il, diciamo così, il tema che lega la mostra in qualche modo al museo, e la storia, al museo, e la storia anche della famiglia Castellani. Certo, questo è... Al di là di avere focalizzato determinati temi nelle sale. Allora, questo è sicuramente... C'è un intreccio tra la loro professionalità artigianale, la loro attività artigianale di orafi, di manifattura legata alla oreficeria e il loro collezionismo, un intreccio profondo, intanto perché credo che questa attività serviva anche ad avere le risorse economiche per fare gli acquisti, c'è questa banalità che va considerata, e poi c'è un intreccio perché recepiscono da questa raccolta di materiali antichi tanti spunti per fare i loro gioielli, e questo lo testimonia l'album di disegni che c'è anche in mostra, quindi loro disegnavano e facevano queste riproduzioni di monumenti antichi per ispirarsi nella loro collezione di gioiellerie, di gioiellerie che avevano una grande fortuna. E se ci pensiamo bene, questa idea di fare gioielli che riproducono
o interpretano anche materiali antichi è durata, dura fino ad oggi. Pensate ai bookshop dei nostri musei, dove comprare una copia di una cosa antica è ancora un fatto abbastanza, come dire, di identificazione rispetto alla... E quindi questa è la cosa prevalente, ma direi che in mostra c'è anche un altro aspetto che forse meno noto e che però potrebbe essere un po' approfondito. In questa riproduzione fedele di oggetti antichi ci potrebbe essere anche un intento museografico, cioè l'idea di fare coppie di gioielli che non sono più presenti in Italia. In questo caso c'è la testa di Acheloo e una fibula con iscrizione che è giù in mostra, che è una coppia... La testa di Acheloo è questa. Sì, esatto, che è una coppia di due monumenti antichi, coppia fedele, che stavano a Parigi perché appartenevano alla Commissione Campana, che era stata venduta. Quindi si intravede dietro questa produzione di coppia anche forse questo intento museale, che non è da escludere. Certo, l'aspetto più importante, lo si vede nella bacheca degli ori, è quello di produrre ori che riproducono cose antiche in modo fedele, ma che mescolano anche le ispirazioni del mondo antico in modo molto suggestivo, contando anche che in questa imitazione c'è anche un'imitazione delle tecniche. La granulazione di certi loro coppie è una granulazione studiata metodicamente proprio dai Castellani, ci sono anche degli scritti su questo che fanno vedere come l'approfondimento tecnologico servisse loro per fare queste coppie all'etrusca anche nelle tecniche, non solo nelle raffigurazioni. Grazie. Siamo stati nei tempi, noi vi ringraziamo, vi ricordiamo che le prossime conferenze sulla collezione Castellani e su questa mostra ricominceranno a gennaio, perché avremo degli appuntamenti con delle conversazioni, ancora avremo un ciclo di conversazioni, questo ve lo preannuncio, con la Fondazione Zeri, in cui ci soffermeremo e andremo ad indagare quattro fondazioni che sono un po' simili alla nostra, per cui fondazioni private che però hanno collezioni non singole. Parliamo di Palazzo Maffè a Verona, ci saranno loro che vengono, Palazzo Butera a Palermo, per cui collezionisti o mecenati che hanno ristrutturato dei palazzi antichi e hanno messo delle collezioni o hanno raccolto collezioni eterogenee, come qui che abbiamo sempre poi comunque anche la collezione di arte contemporanea e moderna. E l'altro ciclo che è all'interno di Book City, tornando a questa produzione, quello di cui ci ha parlato anche oggi il professor Sassatelli, è proprio una focalizzazione sul ruolo del Mediterraneo. Per cui terremo quattro cicli di conferenze che sono con due, tra l'altro, relatori internazionali che saranno il professor Schnapp e il professor Ruiz, che hanno appena pubblicato appunto dei libri, uno sulle rovine nel Mediterraneo, l'altro sul viaggio di Ulisse dall'antichità ai migranti, per arrivare poi a un etruscologo che è il professor Bellelli, che ha deciso comunque di aprire una collana che si chiama Mediterraneo e non solo etruscologia, e oggi abbiamo capito anche perché, per chiudere con invece una focalizzazione con la presentazione del libro di Christian Greco su Tutankhamon, a cui però chiederemo l'influenza appunto degli Egizi sul Mediterraneo. Per cui le conferenze poi che saranno sui gioielli, sulla famiglia Castellani, eccetera, saranno poi condotte a gennaio. Grazie.